Si sono svolte oggi al Casinò di Arco le riprese di alcune scene del nuovo film con Massimo Boldi, che ha come titolo Matrimonio al Sud, con la regia di Paolo Costella. Nel cast anche Biagio Izzo, Paolo Conticini, Deborah Villa, Barbara Tabita, Fatima Trotta, Luca Peracino, Enzo Salvi e Gabriele Cirilli. Le riprese si svolgeranno tra il Trentino e la Puglia per 6 settimane e si concluderanno entro la metà di ottobre. Le riprese hanno avuto come location la splendida cornice del Salone delle Feste del Casinò, dove Massimo Boldi, in veste di sindaco, ha celebrato il matrimonio. Anche le scene girate a Trento sono quasi tutte in interno. Vi è da dire che il film sarà ambientato a Milano e in un'altra città del sud Italia, quindi, per chi guarderà il film, non sarà possibile capire che queste scene sono state girate in Trentino. La pellicola uscirà nelle sale poco prima di Natale e narra la storia di un matrimonio tra il figlio di un industriale del nord e la figlia di un pizzaiolo meridionale, con i diversi punti di vista sulla cerimonia, sobrio ed elegante l'uno, contrapposto a quello eccessivo e chiassoso dell'altro. Sono due visioni del mondo opposte. La guerra tra i due papà è inevitabile e divertente, ma a farne le spese sono i ragazzi e il loro amore, che rischia di naufragare per colpa dei due genitori. Abbiamo fatto un giro sul set e abbiamo scoperto che l'aiuto regista è un arcense, mentre la controfigura di Boldi è interpretata da un pensionato della Val di Ledro. Li abbiamo intervistati. Nella produzione del film di Arco abbiamo Roberto Rampanelli, che è figlio di un arcense. Eh sì, io sono nato ad Arco, mio padre era una persona abbastanza conosciuta, era Renato Rampanelli. E sì, lavoro a questo Matrimonio al Sud, questo cinepanettone di prossima uscita. Siamo qui oggi, sono contento di tornare ogni tanto nella mia città che adoro, che amo. E ci stiamo divertendo, è faticoso, ma ci stiamo divertendo. Il tuo incarico cos'è? Io sono assistente alla regia in questa produzione, quindi mi occupo di attori, di comparse, di tutto quello che riguarda la regia. Diciamo. Da quanti anni fai questo lavoro? Boh, è difficile quantificarlo perché ho iniziato molti molti anni fa e poi ho avuto delle pause, ho svolto altre attività come quella di giornalista e di insegnante. Ho iniziato, si può dire che il primo film a cui ho partecipato sono passati più di 10 anni, 12 anni, credo. Mi hanno chiesto con altri miei colleghi per poter fare la controfigura di Massimo Boldi. Io già avevo fatto alcuni altri film qua nella zona, quello La Villa per due con Neri Marco Re e altri con delle troupe tedesche. E in questo caso mi hanno chiesto appunto di fare la controfigura. Com'è fare la controfigura? Ha avuto modo di conoscere Massimo Boldi? Sì, l'ho conosciuto a Trento, l'ho in Trento nella conferenza stampa e lui, come mi ha visto, si è complimentato e mi ha detto che posso andare bene. Perché lui anche con la moglie sul set, Deborah Villa, ci siamo già messi in contatto, per cui c'è un bel rapporto. Mi auguro di fare un bel lavoro e dà soddisfazione. Quanti giorni farà questo lavoro qua in Trentino? Penso che faremo un paio di settimane, dopodiché la troupe si sposta a Firenze e a Roma, Napoli, per arrivare nelle Puglie, dove verrà fatto questo matrimonio del figlio di Boldi che abita al nord con una figlia di un pizzaiolo che abita nelle Puglie. Purtroppo io avevo la barba e i baffi da 30 anni, è stato doloroso e sofferto per me fare questa scelta, ma se volevo assomigliare a Boldi e partecipare a questo film ho dovuto tagliarla. E adesso sei in pensione, cosa hai fatto? Adesso sono in pensione da 4 anni. Diciamo. Però diciamo che hai scoperto da poco il mondo del cinema. Sì, sì, da quando è venuto in Val di Ledro Neri Marco Re, che abitava lì vicino a casa mia, a Mezzolago, e a quel punto lì ho iniziato con i miei colleghi, pensionati, ragazzi, ragazze, questa nuova avventura. Dopodiché mi hanno richiamato gli altri film, a Limone, a Trento, a Rovereto, anche compagnie tedesche. E diciamo che mi è piaciuto e è anche un'iscoluta dilettevole perché ho anche una bella remunerazione, per cui mi dedico a questo quando che c'è l'occasione.